gara che sta per avere inizio. Al mio fianco, come sempre, c'è Stefano Nava. Grazie Pier, un saluto agli amici all'ascolto, soprattutto non cambiate canale, state con noi. Sento che ne vedremo delle belle oggi. Prepariamoci dunque ad assistere a questa sfida fra Fiorentina e Milan. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni. Prevedo duelli infuocati sulle fasce. Ecco l'11 titolare del Milan. 4-3-3 per loro con due esterni d'attacco che dovranno dare una mano in fase di non possesso. I due tridenti offensivi potranno essere la chiave del match, io penso. Alle difese il compito di limitarli. Milan che avanza. E c'è la conclusione. La deviazione, calcio d'angolo. Corner battuto corto. Il traversone sul primo palo. Respinge di pugno. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare. Deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Campionato quanto mai incerto per quanto riguarda la lotta al titolo, allargata a più squadre. Stefano, te l'aspettavi? Ci speravo. Sicuramente non mi piacciono quei campionati dove il titolo si decide già al giro di boa. Penso che gli stessi tifosi preferiscano assistere a partite combattute fino all'ultimo. Credo ci sia ancora più soddisfazione a vincere così. La regia ci propone due dei possibili protagonisti della sfida di oggi. È un duello, questo, tutto da seguire. Due giocatori che non hanno certo bisogno... Prova! Attenzione, il pallone è lì! Sarà corner. Taglia in mezzo al campo. Ecco il tiro! E c'è la traversa! Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, conclusione da cancellare. È il Milan che manovra, norma del vantaggio. Si abbassa per ricevere il pallone. L'allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per le ripartenze. Palla in out, sarà fallo laterale. Gonzalo Escalante. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Palla girata sulla corsia. Cercano spazi. I compagni si fanno vedere. Cross in mezzo. Cross che si perde. Gonzalo Escalante. Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Sarà calcio di punizione per la Fiorentina. Passaggio intercettato. La traiettoria verso il centro. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Under. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Gonzalo Escalante.
Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Può servire un compagno. Spazzano via il pallone. Lingard. Gonzalo Escalante. Assuma dunque l'azione d'attacco. Si aprono spazi invitanti. Intercettano bene il pallone. Un'altra buona giocata. Si è sbarcato con gran classe. Pericolo, ecco il tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però, però male, eh. Ha spazio per tirare. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. L'arbitro manda tutti negli... Milan che dà il via alla seconda frazione. Occhio al pallone filtrante. Under. La spinta rossonera lungo la fascia. Azione interrotta. Pallone che finisce in angolo. Si accentra, attenzione. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative. Sei d'accordo, Stefano? Non ha segnato, ma ci è andato vicino. Solo i legni della porta hanno impedito alla sua squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. Cerca la rete. Ribatte il difensore. Palla messa fuori dal difensore. Si riparte con una rimessa laterale. Ci sarà una sostituzione. Risolve lui. Calcio al centro della prossima sfida. La Fiorentina in trasferta affronterà il Cagliari. E noi saremo lì come sempre, pronti a raccontarvi le emozioni. Grande calcio. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di... Tocco verticale interessante. Il tocco dentro. Buono l'anticipo del difensore. EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di A. Cercare il buco della difesa avversaria. Dani. Ho perso il conto dei passi. Samu Castiglieco. Fiorentina che deve difendere su questo calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Gonzalo Escalante. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Occhio all'avanzata del Milan. Lo ferma, ma non controlla. Distinto il difensore. Spazza via. Ancora un passaggio perfetto. Samu Castiglieco. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Entrambi gli allenatori inseriscono energie nuove in campo. Tempismo perfetto. Evidentemente aspettavano che uno dei due facesse la prima mossa. Allontana il difensore su questo tiro.
Versalico, Cristoforo, magnifica lettura difensiva. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Premia la corsa sulla fascia. Davvero brutto intervento da giallo. L'arbitro sta il giallo, giallo per il giocatore della Fiorentina, autore del fallo. E vediamo se ora si darà una calmata. Dani. Palla recuperata, azione interrotta. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a bordo campo. Mancano ancora 10 minuti allo scoccare del 90esimo. D'accordo Matteo, grazie. Richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Punteggi ancora fermo sullo 0-0, a poco dal termine. Stefano, può essere un buon risultato in vista della prossima partita? Nel prossimo turno la Fiorentina giocherà contro il Cagliari. Hanno giocato un buon match, anche il risultato sembra al momento premiarli. Una prestazione che dà morale in vista della sfida successiva. Hanno spezzato bene la trama qui. Occhio al pallone filtrante. Cross in mezzo. Palla ribattuta ma non è finita. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Supera facilmente il difensore. La mette in mezzo con questo pallone. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Milan in attacco, prova a vincere il match in questo finale. Prova da lontano, respinge il difensore. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Versalico. Prova a calciare, non riesce a bloccare, attenzione. Termina qui.